Come vedete, l'argomento che abbiamo appena lasciato continua in questo tardo pomeriggio perché continuiamo a parlare di traduzione, che come voi sapete è fondamentale nel caso soprattutto di lingue minoritarie che non hanno una diffusione così ampia come molte lingue nazionali e in cui spesso la traduzione si rende necessaria per far conoscere i contenuti dei testi che vengono appunto tradotti, per fare in modo che chi non conosce quella lingua possa conoscere come dire, le tematiche di quello che viene scritto. Diamo il benvenuto, e con un grande onore lo faccio, a Jaume Cabré, che è uno dei più grandi scrittori in lingua catalana contemporanei, tradotto e conosciuto in gran parte dell'Europa e anche nel mondo. Diamo il benvenuto alla sua traduttrice, che potremmo dire storica, ufficiale, se non sbaglio, lei ha tradotto praticamente tutti i libri di Cabré all'italiano. A volte capita che un autore venga tradotto da, come dire, da traduttori diversi, e invece lei è un'affezionata traduttrice e quindi rende ancora più facile cioè è ancora più facile il compito di tradurre un testo, perché dal momento che si conosce un autore, credo che sia un valore aggiunto, no, alla traduzione. E modera questo intervento Maria Teresa Torino, conoscenza storica del Premio Stana, che si occupa appunto di lingua spagnola, di lingua basca, e loro ci racconteranno, appunto insieme a Stefania Maria Ciminelli, che è un'esperta di traduzione dal catalano, e grazie anche alla presenza dell'autore in persona, ci racconteranno le difficoltà e le facilità e soprattutto i privilegi e tutto quello che c'è di prezioso in una traduzione, in questo caso dal catalano all'italiano. Lascio la parola a voi, vi ringrazio molto e per tutti gli ascoltatori, buon ascolto di questo intervento. Arazzaldeon, buon pomeriggio a tutti. Sono contenta di partecipare al Premio Stana, anche se a distanza, e di condividere con questo momento di partager con due persone capaci di parlare al cuore, di smuovere dentro le persone sentimenti e riflessioni sulla condizione umana e farci avere una sensazione di ascoltare la musica mentre si leggono i loro testi. Parlo di entrambi come due artisti, perché sia Jaume Cabré, che ho l'onore di presentare, e la sua traduttrice Stefania Ciminelli creano questa magia insieme di trasmettere delle riflessioni incredibili sullo stato umano. Le opere di Jaume Cabré sono tradotte in 15 lingue e hanno raggiunto un successo straordinario sia in Germania, in Francia, in Olanda, consacrandolo come uno dei protagonisti in primo piano nella letteratura internazionale, diciamo. E Stefania lo ha sapientemente tradotto. Senza Stefania non l'avremmo conosciuto qui in Italia. E proprio perché si crea un legame speciale tra traduttore e autore, avrei pensato di introdurre questi due personaggi molto importanti facendo un'intervista doppia, facendo a loro una intervista familiare. Infatti vorrei presentarvi e fare direttamente queste domande ai due protagonisti del momento, dell'ora. Qual è il nome con cui vi chiamano i vostri familiari? Stefania? Inizio io, sì, con i miei familiari, Stefania, qualche amico Stefi, anche se a me non piace, e in famiglia qualcuno Ste, per abbreviare. E Jaume Cabré, come la chiamano i suoi familiari? Perdonate che non perdonate. Sì, come diuen en famiglia Ah, o come entre diuen? amics? Io mi dico Jaume. Jaume. Mi chiamo Jaume. Jaume. I tothom em diu Jaume. E mi chiamano tutti Jaume. La feina, alla vita, Jaume. Al Jaume lavoro. és com seria Jacob, o en italià com seria Giacomo. 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 Esatto, bene. E come è diventato scrittore? Ripasso la domanda a Jaume. E come è diventata traduttrice per Stefania? Quindi, come è diventato scrittore? Aspetta, scritto? Sì, doncs, perquè m'agrada llegir. Com vaig dient coses i tu vas dient o al mateix Sì, temps o perché mi com? piace leggere. Vale. Okay. E come sei diventata traduttrice? Sembra che voleva Aggiungere continuare. qualcosa? Sì, Sì, certo. volevo sapere alguna cosa, no, Giacomo? No, il che volia dire è che per me è
més senzill escriure que no pas traduir. Per me è più facile scrivere che tradurre. Okay. Sì, em sembla a mi. I per tant em trobo molt bé amb la creació d'escriure. E Stefania, come è diventata traduttrice? È una passione che credo di avere da tutta la vita, mi è sempre piaciuta, ci sono arrivata forse un po' alla larga. Ok, e vi siete mai invertiti i ruoli? Quindi infatti Giaume più o meno ha tradotto? Giaume? Ha traduito mai alguna cosa? Ah, algun moment he provat de traduir alguna cosa, però era un desastre, perquè la gràcia que tenia l'original i el feia pecats. Una volta ci ho provato, ma ho fatto un disastro perché la scrittura, l'eleganza che aveva l'originale, l'avevo rovinata. Uh-huh. E tu, Stefania, hai mai provato a scrivere? Hai mai scritto un romanzo? Non sono andata oltre l'età adolescenziale. Un paio di racconti, poesie, ma veramente produzione adolescenziale. Ok, vorrei sapere adesso il vostro primo incontro. Vorrei sapere come Giaume ha conosciuto Stefania. Mira, me'n ricordo perfectament. Sì? Sì. Els editors em van dir, mira, tenim la persona que et traduirà a l'italià. I aleshores em van dir qui era i la vaig trucar i vam quedar a prop del lloc de l'editorial. Sí, i la vaig esperar i ella anava amb una moto. Va arribar amb una moto. I, oh, carai, tu, una traductora, en fi, amb energia. I recordo que vam estar a xerrar molt i sobretot m'impressionar que parlés un català fantàstic. Si pots... Mi ricordo perfettamente, mi hanno avvertito gli editori che avevano la persona, la traduttrice, la persona che avrebbe tradotto i miei libri, l'ho chiamata, ci siamo incontrati vicino alla casa editrice. E lei è arrivata in moto, mi ha stupita, guarda che traduttrice, quanta energia. E mi ricordo che mi ha impressionato molto come parlava bene il catalano. Ok, e Stefania, come l'hai conosciuto? Hai lo stesso ricordo? Sì. Bene, ok. E qual è il primo libro che ha letto, Giaume? E qual è il primo che ha inciso nella sua vita? E qual è il tuo primo libro letto che ha inciso nella tua vita? Em sembla, non estic segur, però em sembla que va ser el Zan d'Andrei Platonov. Mm. Andrei Platonov, un escriptor rus que em va interessar moltíssim, moltíssim, i em va meravellar i llavors em vaig dir m'agradaria escriure com Platonov. Encara no escrivia, perdó. Sí, sì. Il libro che mi ha influenzato di più è stato Zan di Andrei Platonov. E mi ricordo che quando l'ho letto mi ha impressionato molto la sua scrittura e che ho detto voglio scrivere come lui. Ok, e Stefania, invece il tuo libro che ha inciso nella tua vita? Sono molti, io mi ricordo... Probabilmente sono rimasta all'età appunto molto giovane, mi ricordo c'è stato un periodo in cui leggevo parecchio Thomas Mann, il Romanesco, probabilmente era anche una moda del momento, però mi ricordo che mi avevano appassionato molto e credo mi abbiano affinito molto. Certo, allora un'altra domanda è, un difetto di uno scrittore, qual è il difetto di uno scrittore per Jaume e un difetto di un traduttore? A me sembra che... A veure, l'escriptor que es pensa que és el millor s'està equivocant i només pensar això ja és un defecte, em sembla a mi. Di uno scrittore pensare di essere il migliore, solo questo è sbaglio. Mm-hmm. Sì, perché llavors es donen aquelles coses de una cosa que deia Eugeni d'Ors,
referit a un col·lega, diu, quina gran cultura que hauria tingut si hagués llegit tots els llibres que va escriure. Succederebbe quello che dice Eugenie d'Ors di un collega, che gran cultura che avrebbe avuto se avesse letto tutti i libri che ha scritto. E per te, Stefania, il difetto di uno scrittore? Il difetto di uno scrittore tecnicamente non so, però come lettore... Il difetto di un traduttore, se no... come sì, di un traduttore e una mancanza di curiosità forse potrebbe essere un pregio. Invece ribatto la domanda: un pregio di un traduttore di una lingua minorizzata e un pregio di uno scrittore in lingua minorizzata? Per me, un pregio di un traduttore credo in tutte le lingue, però soprattutto la lingua minoritaria è sicuramente trasmettere attraverso la traduzione tutta quella cultura che si deve trasmettere, cultura in senso lato, e che comunque è una virtù che dovrebbe avere qualsiasi traduttore. Esatto. E per Jaume, un pregio di uno scrittore di lingua minorizzata? Allora, això de ser un escriptor d'una llengua minoritzada. A veure, alguna vegada, quan anava a Madrid, perquè havien traduït el meu llibre en castellà i anava allà, la primera cosa que em deien els periodistes eren: per què no escriu en castellà? Ho pots repetir? Sì, è rimasto un po' perplesso sul fatto di scrittore in lingua minorizzata, minoritaria, come vogliamo dire. E, si ricorda che soprattutto ai primi tempi, quando andava a Madrid a presentare alcuni libri, i giornalisti gli chiedevano sempre: ma perché non scrive in spagnolo? Cosa rispondeva? Gli ascolti, diu, és que... si escrius en espanyol, et llegirà més gent. Si escrivi en espanyol, avrai più pubblico, più lettori. Però llavors jo no podré escriure de debò. Però io non lui rispondeva, io però non potrò scrivere davvero. Perquè l'ànima de l'escriptura ha de ser amb la teva llengua. Perquè l'ànima de l'escriptura è nella propria llengua. I si... som parlants que som 10 milions, doncs som 10 milions, no som més. I què? Els italians en teniu més, mira. Se ci sono 10 milioni di lettori, di parlanti, avremo 10 milioni di lettori. Pazienza, in Italia ce ne saranno di più. Perquè, esclar, també hem de pensar de la gent de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, l'Alguero, tot això són zones de parla catalana. Sí, parlo di 10 milioni calcolando la Catalogna, le Isole Baleari, la Regione Valenciana, l'Alguero. E Stefania, per te invece un pregio di tradurre in lingua minorizzata? Tu traduci anche in altre lingue, effettivamente, puoi non rispondere. Traduco dallo spagnolo e dal catalano, sì. Esatto, sì, anche. E da quanto tempo parli catalano, Stefania? Ormai direi da più di 30 anni. E cosa rappresenta per te questa lingua? Per me cosa rappresenta? Ora anche la quotidianità, perché appunto vivendo in Catalogna da tantissimo tempo e ho molti rapporti più in catalano che in spagnolo. E poi questo canale per una cultura che attraverso questo canale continuo a scoprire una cultura che comunque mi piace molto. Anche per te rispecchia l'anima. Una delle parole più belle per Jaume in catalano. Una delle parole che ti agrada més in catalano. Doncs no ho sé, però aquesta pregunta me l'han fet només italians. D'altres països no. És molt curiós.
Non lo so, questa domanda me la fanno solo gli italiani, è strano. Hi ha moltes paraules boniques, moltíssimes. N'hi ha que són simplement per entendre's, però de tant en tant en trobes alguna que dius, ai, que bonic, però són moltes. No? Sí. És que hi he estat pensant i no porto niente. Ci sono molte parole belle, ma sto pensato, ma non... Mm-hmm. E per te, Stefania? Per me, mi sembra che un'altra volta anche me l'avessero chiesto, a me piace molto la parola enrauna, che non tanto per la fonetica, ma perché è una parola, vuol dire parlare, però con questa radice di rao, ragione, mi fa pensare sempre a un parlare e pensare. Mm-hmm. Non sempre così, però la parola porta questa radice. Sta molto bene ciò che dici, è molto intelligente. Sì, infatti. Una definizione di scrittura. Paraules sobre un paper che serveix per comunicar-me amb algú que mai no coneixeré. Parole su un foglio di carta che mi servono per comunicare con qualcuno che non conoscerò mai. Mm-hmm. Ok, per te, Stefania? Io non scrivo, traduco. E per me la scrittura come lettore, per me è un modo per comunicare con l'autore, ma anche con me stessa, è anche un'introspezione. Ok, e come ultima domanda, che cosa pensa di Stefania Jaume? E cosa Stefania pensa di Jaume? Un messaggio che vorreste dirvi, non vi vedete forse da un po'. No, che pensas tu da me e che penso io da tu? Che penso, bueno, che penso che è un privilegi aver conegut Stefania e che hagi tingut la sort que hagi estat la persona que m'ha traduït tots els llibres. I com els has traduït? Tots els que han sortit en italià, els has traduït. È un privilegi. Che è un privilegio averla conosciuta e che sia la mia traduttrice che ha tradotto tutti i libri che sono usciti in Italia. Sì, e tu stai almeno uno ho specificato io. E per me sì, credo che questo sia uno scambio di elogi, perché per me è anche un privilegio aver conosciuto Jaume Tobré come scrittore. Come traduttrice, perché ho potuto conoscerlo forse più a fondo, comunque un traduttore è un lettore che approfondisce molto il testo e quindi lo conosce molto, e anche come persona, che appunto ho tradotto tanti libri e piano piano ci siamo conosciuti sempre di più, e per me è un po' un regalo della vita aver potuto conoscere Jaume come persona. Esatto, parliamo di partagiare, infatti, vi ringrazio entrambi per questo piccolo giochetto di questa intervista doppia con risposte brevi iniziale, proprio per far vedere questo legame che c'è, questa condivisione di contenuti, no? E anche di sensibilità che si è creata tra di voi, che di solito si crea tra un traduttore e un autore, tra lo scrittore vero e proprio e chi infatti deve riuscire a rendere lo suo stesso pensiero, il suo stesso tono, in un'altra lingua. E effettivamente la scrittura di Jaume è molto complicata, io lo ammiro tantissimo perché ho letto alcuni suoi libri e soprattutto sono rimasta incantata dal tono e dalla facilità con cui ci descrive anche le cose più brutte, ad esempio la malvagità del mondo e la criminalità, il lato oscuro che c'è nelle persone. Cavrei inizia da giovane e affianca la scrittura letteraria anche la sceneggiatura. Anche scrive per le serie televisive, ha insegnato anche lingua e letteratura catalana, anche scrittura audiovisuale all'università, però riesce benissimo a conciliare tutti questi suoi aspetti, e non solo nel racconto, nella narrativa, ma anche nei saggi, perché ha parlato anche in alcuni saggi della sua creazione artistica. Ora iniziamo una vera e propria intervista in cui vorrei chiedere a Cabré come nascono i suoi romanzi e se ci può parlare di questo processo creativo, di come crea
come si crea un romanzo. Effettivamente so che è difficile spiegare gli impulsi che provocano la scrittura e ci vuole una certa forza di volontà per continuare quell'impulso e portarlo a termine. Quindi credo che sia un po' difficile rispondere a questa domanda, però sarei molto curiosa di sapere come crea i suoi romanzi. Un resum per Sì, esattamente la pregunta es, ¿cómo nacen las teves novelas? ¿Cómo creas tú las teves novelas? Que es una pregunta difícil, que ya saben, pero volem saber una mica com és el teu procés creatiu. mira, faré un exemple. Vaig estar per fer les veus del Pamano, le voci, com es diu? Le voci del fiume, un Sì, esempio per scrivere le voci del fiume, le sue usate. van ser 7 anys de feina. Sette 7 anni anni di di lavoro. Sette lavoro per fer això. I aleshores, quan vaig acabar aquest llibre, vaig llegir uns un altre llibre, ara no recordo l'exacte títol, però de Vladimir Jankélévitx, un professor que va ser molts anys de la Sorbona i que va ser una persona sobrevivent de la Segona Guerra Mundial, com a jueu que era. I va dir una frase. Vaig llegir una frase que deia Vladimir Jankélévitx, que deia: "Pare, no els perdonis, que saben què fan." Li pot dir Sì, això? alla fine, quando ho finito di scrivere Le voci del fiume, ho letto un altro libro di Vladimir Jankélévitx, che è un sopravvissuto della Seconda Guerra Mondiale, però, mi ha colpito in particolare una frase che dice: Padre, non li perdonare perché sanno quello che fanno. Interessante. Això entrar per dintre. Però jo havia acabat ja la novel·la i llavors vaig posar-la al començament de la novel·la de Voci del Fiume, no? Ho vaig posar al començament. E questa frase mi ha colpito molto, io però io avevo già finito il romanzo e l'ho messa come in esergo. Però què va passar? Que això ho van editar, aquest llibre, però em vaig quedar amb el cuquet de la frase de Jankélévitx. Una volta pubblicato il libro, mi è rimasta questa frase di Jankélévitx dentro. I per tant, la gràcia, ai, la gràcia, com ho diria, la raó profunda de continuar escrivint va ser de donar-li la raó a Jankélévitx. En certa manera era això. Havent llegit això, vaig dir: he d'escriure una altra cosa. I em vaig posar a escriure. Això van ser 7 anys de feina. 7 anys. I això van ser 8 anys E escrivint cada dia. Però digues, digues. no, pensava que havia acabat. No, un Digues, digues. rotllo. No, 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 no. Que aleshores cada començament d'un llibre ve donat per una situació personal i ambiental meva del moment. Això potser sí, ho pots dir? Questa frase ha continuato a funzionare dentro di me, è stato un motivo profondo per continuare a scrivere e ho cominciato a scrivere quello che poi è stato Io confesso. Quindi con Le voci del fiume 7 anni di lavoro, con Io confesso 8 anni di lavoro. E questo per dire che i miei romanzi nascono sempre da un motivo profondo, da cose mie o ambientali. Ok,
quindi c'è una lunga gestazione di un romanzo e anche la particolarità della sua scrittura però è dilata ai tempi e diciamo ci sono anche figure che si fondono. Lo stile è molto particolare, riesce a dire anche con le parole senza dirle veramente, cioè si sente, c'è una struttura che lega il tutto. Riguardo, però, prima di farle la prossima domanda, volevo proprio ritornare sulle voci del fiume che riguarda parte il processo creativo, ma proprio la creazione del titolo. E se è lei tanto legato anche alla traduzione del titolo in modo fedele, proprio perché ha preso il libro Le voci del fiume, mi pare che in catalano sia diverso il titolo originale. E volevo sapere appunto, anche il titolo subisce la lunga gestazione del romanzo. Preguntant pel títol, si en aquest cas prenc l'exemple perquè, de fet, les veus del Pamano en italià és Le voci del fiume, i llavors es pregunta si també el títol té un treball tan llarg per darrere. Mira, quan sobretot els alemanys ho fan molt, canviar els títols dels originals. No sé per què tenen aquesta mania. I en el moment que ho havien fet, l'editor italià havia vist que això era Les veus de Tamano, no? Doncs deia d'estimen les veus del Pamano en alemany. I llavors ell també va voler fer les veus del riu. I, bueno, i així va quedar. A mi m'hauria agradat. Sí, En questo m'hauria caso agradat. viene dal fatto, non motivato proprio, ma insomma, visto l'editore italiano, ha visto che era stato cambiato anche in tedesco. I tedeschi lo fanno spesso di cambiare il titolo. Grazie. Voleva aggiungere. E un'altra domanda particolare, appunto la prossima, riguarda sempre il processo creativo e la particolarità della scrittura, che è basata su una struttura musicale. Io ricordo L'ombra dell'Eunuco del 1996, che però in Italia è stato tradotto con La nuova frontiera con cui Stefania collabora nel 2010. C'è una struttura che è simile a quella del concerto per violino e orchestra di Alan Berg. Quindi lei riesce a dare al tempo stesso del romanzo anche la musicalità del concerto, appunto. E volevo proprio sapere come mai la musica è così rilevante nel suo processo creativo e come fa ad essere sempre presente. C'è anche un altro protagonista, il violino, che ritorna e che è un simbolo molto importante, questo André che è un protagonista di un altro romanzo che però suona prodigiosamente questo violino. Quindi la musica è un qualcosa di ricorrente, sia nella struttura sia nei racconti. Devo sapere come mai e in che modo. En resum, és... Com és que la música és tan present en la teva escriptura i tant en l'estructura com en els personatges? En l'estructura ha portat l'exemple de l'ombra d'un. Saps què passa? Jo volia ser músic. Digues, digues. Volia, no? Volia. Jo volia ser músic, sí. Volevo essere musicista. Sí, i aleshores, en el moment en què... a veure, a casa es fa molta música. Quan jo era petit, amb els 5 germans i els pares, doncs els pares sempre estaven tocant el piano, o un o tots dos a 4 mans. I llavors, això et queda aquí dintre. Les meves germanes grans van aprendre piano, els nens havien de fer matemàtiques, allò d'aquella època, i tots els fills ens hem quedat amb l'ànsia, a tots els germans, vaja, amb l'ànsia de la música, de tenir-la, d'escoltar-la. I em caso amb una senyora, que és la Margarida, que toca el piano,
I aleshores, quan no ens escolta ningú, jo toco el violí i ella toca el piano, ens ho passem molt bé, però ho fem molt malament. In casa, con i miei genitori, si è sempre ascoltata molta musica perché loro suonavano il pianoforte e tutti, eravamo cinque figli e tutti ascoltavamo e suonavamo con molto piacere. E quindi c'è rimasto a tutti questa sede della musica. E poi mi sono sposato con una signora che si chiama Margherita e che suona il pianoforte. Allora ogni tanto quando nessuno ci ascolta, lei suona il pianoforte e io il violino. E lo facciamo molto male. Molto. E quando stiamo soli, come chiediamo. I el che hem fet algunes vegades és fer venir músics a casa i invitar amics. I hem arribat a tenir 40 o 50 persones al lloc on tenim el piano, tots una miqueta apretadets, però una quarantena de persones, i això durant un temps ho hem estat fent cada any. Ara fa uns quants anys que no, però sí, si hi ha algun quartet o així que diuen ei, que volem entrenar-nos amb aquest quartet que encara el tenim així, doncs vingueu a casa. I ho diem a 10 amics i llavors ho fan a casa. Això és un luxe. Per un periodo abbiamo invitato regolarmente ogni anno degli amici musicisti a suonare a casa, invitavamo 40-50 persone e eravamo tutti lì stretti, insomma, ascoltavamo insieme la musica. Ora è tanto tempo che non lo facciamo, ma a volte sì, se c'è un quartetto, per esempio, che conosciamo e che ci dice vogliamo provare questo brano, vogliamo provare questo concerto, allora lo rifacciamo, li invitiamo a suonare a casa nostra e lo diciamo a una decina di persone. E Stefania, infatti interessante, questo non lo sapevo, sai che l'altra volta parlando infatti mi hai raccontato che eri andata a un concerto che è stata una riscrittura in chiave musicale di Io confesso, che è un'altra dei romanzi famosissimi di Cabrera, bellissimo, e soprattutto la traduzione ha vinto un premio, no? E tu hai vinto un premio attraverso questa traduzione di questo libro difficilissimo, ma molto bello, che appunto riguarda Adrevol, non so se lo pronuncio bene, che è questo suonatore di violino. Poi non so se Jaume sa di questo concerto, di questa riscrittura, Io confesso, ce la puoi raccontare? Sì, Jaume, che l'ultima volta avevamo parlato con la Maria Teresa, li va a commentare da un concerto, da Las Confessions d'Adriano, e partendo come riscrittura di una novella teva a musica. Ah, sì. I volia sapere si pots explicar alguna cosa. Sí, es va, o sigui, un compositor australià va venir a casa a demanar-me permís de fer servir la lectura que havia fet del llibre, em demanava permís, de convertir-ho en música. Un compositore australiano è venuto a casa a chiedermi il permesso per trasportare in musica la sua lettura di Io confesso. I al cap d'un parell o tres d'anys, no sé, bueno, l'any passat s'havia d'estrenar al Palau de la Música Catalana, no va poder ser, i aquest any passat, abans de la part més cruda, vam estrenar aquesta obra extraordinària, però que, en fi, ell diu que està aspirat tenint en compte el llibre, però allò és una música molt bona i si hagués llegit un altre llibre, doncs també. Però era és un home molt... molt interessant, i fins i tot el solista és una guitarra, perquè és un instrument que a ell li interessa molt, i era un son nou, jo crec que eren sons nous molt bonics els que vam sentir al Palau de la Música Catalana fa 8 o 10 anys, quan encara es podia caminar una miqueta sense problemes. Sí.
Questo compositore dice che per scrivere questo concerto, un concerto per chitarra orchestra, che si è ispirato al mio romanzo, però secondo me è una musica bellissima, una musica incredibile e avrebbe potuto scriverla sicuramente ispirandosi a qualsiasi altra cosa, perché comunque è molto bella. Ed è stata... Cioè, doveva esserci la prima Palau della Musica l'altro anno, ovviamente non si è potuta fare per il Covid e quest'anno abbiamo potuto sentire. È una bella soddisfazione, effettivamente, quando è una particolarità che io non ho mai trovato in altri autori. Infatti, sono rimasta colpita anche dalla tua traduzione, Stefania, perché poi ho letto i libri tradotti da te, dove si sente proprio questa musicalità e ti si lascia dentro questo tono e questa grazia. E ti sembra veramente di creare di stare in una magia completa, perché tutti i personaggi, anche di quando si parla della figura di Andrea, che poi ha un senso di colpa suo, parla dei suoi dubbi, delle sue incertezze, un uomo che racconta la sua storia con un tempo dilatato, appunto, alla fine lo trovi umano, reale, più reale delle persone reali, effettivamente, e questo te lo rende anche questo incontro che di solito si può avere anche nella realtà, se si pensa che ogni persona ha una propria musica. E a me piace molto, devo dire che sono veramente sorpresa e contenta di aver conosciuto te e Jaume, grazie al premio Stana, e di presentarvi qui, davvero un onore. E, infatti la musicalità, devo dire che è eccezionale, anche la tua. Mi chiedevo se erano le parole catalane che producessero questa musicalità, se nel processo di creazione ci sia anche un richiamo tra una parola e l'altra. Però avviene anche nell'italiano, quindi non so effettivamente quale sia la risposta e se sia un'intenzione e quindi la musicalità viene successiva, la si ha dentro. Quindi questo non lo so, però lasciamo questo dubbio. Això m'ha fet, si em permet, Sì. pensar en una cosa, i és que un dia em van fer una senyora em va fer una entrevista i li vaig confessar: és que a mi el que m'interessa és la música. Jo ja estic escrivint, però m'agradaria la música. Em va mirar així, en silenci, i llavors va dir: li dius això tu amb ella primer? Una volta una signora mi ha fatto una domanda e io ho detto: a me quello che mi interessa è la musica, mi piacerebbe essere musicista, appunto non scrivere. La signora mi ha guardato un po' così e mi ha I aleshores em va dir: sì, i vostè? Podria ser que fos un violinista i que quan acaba el concert li faig l'entrevista i vostè em diria: jo toco il violí, però jo el que voldria és escriure. Sì, allora lei potrebbe essere stato un violinista, avrebbe fatto un concerto, io magari dopo il concerto le farei un'intervista e lei mi direbbe sì, io sono violinista, ma in realtà quello che vorrei è scrivere. Sì, són aquelles, el que podríem dir, els impulsos de l'art es fan a partir del que tens, o és la paraula, o és la música, o és el dibuix i la pintura. Hi ha elements que t'ajuden. Hi ha cadascú, doncs, el que li dona més habilitat o el que ha viscut, coses concretes che lo fanno andare cap alla pintura o cap a. Sono gli impulsi dell'arte che uno ha e li esprime attraverso il mezzo che ha sviluppato, quindi può essere la parola, la musica o il disegno. Ma una domanda mi viene, proprio perché nelle varie edizioni è ritornato questo tema del premio Stan. Nelle varie edizioni abbiamo parlato della libertà che ha di solito uno scrittore di lingua minorizzata o un artista di lingua minoritaria o minorizzata, io la chiamo in questo modo ormai. E mi chiedevo se
anche per Jaume c'è un senso di libertà maggiore proprio perché utilizza il catalano e non deve stare a delle strutture dovute alla lingua maggioritaria, diciamo. Digamos. Si chiede, a questa pregunta, si, sobre la libertà di uno scritto in lingua minorizzata, si teme libertà perché non ha da osservare le strutture di una lingua maggioritaria. No, a mi m'agradaria tenir, ma d'entrada m'agradaria tenir llibertat i tenir una llengua que sigui llibertat. A Catalunya tenim ara problemes perquè volem llibertat i a Espanya això no ho em passa mai. Intanto mi piacerebbe avere la libertà. Noi dovremmo avere una lingua in libertà. In questo momento abbiamo dei problemi per questa cosa perché la stampa digerisce. Infatti, un'altra delle mie domande era proprio questa situazione appunto della Catalogna e come se c'è una rivendicazione della lingua catalana e come avete vissuto appunto questo tentativo di indipendenza della Catalogna. Bé, la llengua catalana, per sort, perquè hem tingut la possibilitat, després de la democràcia, l'escola es fa en català i al mateix temps també s'explica el castellà i l'anglès. I això ha estat una cosa molt important per mantenir la llengua catalana, que és la nostra, encara que a Espanya no ho veuen tan clar, però és igual, doncs això fa que tots els nens s'escolaritzen amb el català, amb el castellà i amb l'anglès. I segons en quin lloc, amb el francès, segons quina escola, l'italià, però en general amb l'anglès. Sì, da dopo la dittatura nelle scuole si studia il catalano, si fa anche lo spagnolo e in genere l'inglese o chi fa anche. Però comunque una cosa importante è che si possa fare istruzione nella lingua nostra, catalana. Quan els periodistes espanyols em deien per què no escrius en castellà que et faran, que et llegirà més gent, diu, és que vostè no ho entén. Li contesto, no, vostè no ho entén, dediqui's al futbol. Quando i giornalisti a Madrid mi chiedono perché non scrive in spagnolo, io proprio dicevo, ma lei non capisce com'è possibile. Stefania, riguardo alla libertà, faccio una domanda. Quante libertà ti sei riuscita a prendere nel testo, traducendo testi così difficili, con una struttura così complessa? Perché alla fine è anche il non detto quello che emerge e che è importante nella scrittura di Cabaret. Diciamo che c'è un sottinteso che è molto forte, ci sono anche delle citazioni e dei rimandi in tutta la sua letteratura. Dei simboli che si ripetono, ma anche dei personaggi che ritornano, e anche la caratterizzazione dei personaggi. Quindi mi chiedevo quanto di te emerge nelle traduzioni che fai di questo autore, appunto. Sicuramente, credo come in tutte le traduzioni, emerge il bagaglio culturale del traduttore e anche in un certo senso i riferimenti o il bagaglio familiare o il personale, a volte anche senza accorgersene. Probabilmente a me viene sempre in mente. Come libertà, è difficile perché appunto non essendo la traduzione comunque un'interpretazione in quel senso, credo che siamo liberi ma rimanendo aderenti al testo e quindi all'intenzione dell'autore, al pensiero dell'autore. Come
aneddoti, posso dire che a volte ci vengono delle parole che magari sono tipicamente del nostro lessico familiare e ci stanno molto bene in quel punto e lo vogliamo mettere, quella può essere una libertà del traduttore. Esatto, quindi ti sei concessa, diciamo, sì. Piccole cose, sì. E quali sono quelle difficoltà maggiori che invece hai trovato nel tradurre un autore così particolare, appunto? Beh, sicuramente, soprattutto all'inizio, quando non lo conoscevo ancora, ho dovuto imparare a immergermi in questo stile, a lasciarmi andare, perché proprio io credo che sia proprio un lasciarsi andare per seguirlo nel suo gioco letterario, che è un gioco letterario fatto di tante cose, di contrapposizioni, di associazioni, accostamenti tra personaggi, tra epoche molto diverse, spostamenti di punto di vista, che è molto importante. Per quello tu all'inizio dicevi ha uno stile che dice più, cioè è un di più rispetto a quello che racconta, perché con lo stile ci sta dicendo qualcosa che non ci sta dicendo esplicitamente. E tutte queste cose si imparano strada facendo, e credo che sia uno degli autori, probabilmente in tutti gli autori è molto importante mantenere un tandem, credo, autore-scrittore, scrittore-autore, scrittore-traduttore, scusate. E a me ha aiutato moltissimo, perché ho visto che andando avanti colgo molte più riferimenti e molte più particolarità dei suoi libri. È infatti una scrittura evocativa, no? Potremmo definirla, c'è un dire senza spiegare tutto, e quindi tu devi saper riprodurre questo dire senza spiegare tutto, appunto. Un'altra curiosità sempre riguardo alla tua professione di traduttrice, perché di lingua catalana, appunto, come hai fatto a avere il contatto con le case editrici, anche ricollegandomi al precedente incontro? Questo proporti è stato facile, proporre nuovi autori. In questo caso come è avvenuto con Cabré, con La Nuova Frontiera, con cui collabori ormai da tempo? Sì, con La Nuova Frontiera in particolare è stato veramente arrivare al momento giusto. Cioè io ero un periodo che mi stavo presentando a varie case editrici con delle proposte, l'ho fatto anche con La Nuova Frontiera, che in quel momento aveva cominciato la pubblicazione da poco ed era specializzata in letteratura di ambito iberico, quindi spagnolo e tutte le altre lingue che si parlano in Spagna. Le mie proposte non sono state prese in considerazione, come spesso succede, però avevano un autore catalano da tradurre, che era il mio primo libro con loro, è stato di Baltasar Porcel. Ho fatto una prova e mi hanno affidato, quindi diciamo sono arrivata a propormi in un momento in cui loro stavano cercando. E poi è stato un po' un farsi conoscere anche attraverso il proprio lavoro. Meno male, per fortuna devo dire, che infatti ci hai permesso di aprirci questo orizzonte, questo universo di questo scrittore meraviglioso. Un'altra cosa che a me piace tantissimo, e spero di avere ancora tempo, è la creazione dei personaggi. I personaggi che crea Jaume sono particolari. Ad esempio nella raccolta del 2019, quella di Quando arriva la penombra, questo raccontare il momento in cui arriva la penombra nello stato umano delle persone, in questi personaggi che sono poi assassini, killer. Ad esempio il personaggio del killer io lo adoro, ma è raccontato in modo egregio, e l'hai raccontato anche tu in modo egregio, appunto, dove si riesce a capire, a giustificare alla fine, quasi a perdonare queste vite in fuga di questi personaggi che cercano di fuggire proprio dalla propria anima, dai propri traumi, diciamo, e ci riescono, diciamo, diventando criminali, e questa criminalità è anche giustificata. E io infatti volevo chiedere a Jaume se ci può raccontare un attimo come sceglie i personaggi, e poi ho anche una passione per i nomi che sceglie, perché anche
Barranga, uno dei suoi primi personaggi, l'ex prostituta nei primi libri, mi ha molto colpito. Quindi volevo chiedere come fa a creare i personaggi, come li sceglie? Creas a los personajes, porque a mí sobre todo basándose en la libra de relax, de cuando arriba la penombra, aquests personatges que treuen la seva part fosca, que a través d'aquesta part fosca potser fugen i troben una sortida i que es viuen reals, es veuen molt reals. I vol saber com neixen aquests personatges. És diferent sempre. En cada conte o en cada novel·la que estic fent, sempre és diferent. Sí, ho dius? És sempre divers, en ogni racconto o en ogni romanzo. El que passa és que quan començo a escriure una història, no sé si serà un conte o serà una novel·la. Jo quan començo a escriure una història no so mai si serà un racconto o un romanzo. I comencen a aparèixer alguns personatges i n'hi ha algun que m'enamora. E mi appaiono alcuni personaggi e ce n'è qualcuno di cui no. Que potser és un tio amb molta barra, però m'enamora. E può essere uno che abbia proprio una faccia tosta o un personaggio anche, però mi affascina. Ja. I aleshores això fa que a poc vagi creant un món que jo no coneixia encara, però que aquests personatges me'ls estan donant. Questi personatges mi stanno dando un loro mondo, magari un mondo che io non conoscevo, però che mi portano verso questo mondo. Amb el cas de Les Veus del Pamano, aquests dos últims, i el jo confesso, sempre no sé com anirà, però em poso a escriure i a poc va apareixent un món i com que m'interessa, tiro per allà, però tot està ple de boira. Durant molts mesos o potser anys, però vaig escrivint coses. Per exemple, en aquests últims dos romans que he escrit, Le voci del fiume e Io confesso, io ho cominciato a scrivere, poi mi appaiono questi personaggi, mi portano nel loro mondo, io comincio a vedere un loro mondo, però è pieno di nebbia, io non lo vedo bene, continuo a scrivere e questo può durare mesi o anni. Això, perdoneu, això és 7 anys di feina. Questo l'ho scritto in 7 anni di lavoro. I això 8 anys. I això va ser una conseqüència d'aquest. E io confesso è stata una conseguenza di la voce del fiume. Perché passa una cosa, si em permet, no faccio schemas previs. Perché io non scrivo con uno schema fatto prima. Vaig descobrint a mesura que els personatges em van ensenyant les seves possibilitats. Piano piano scopro nella misura in cui i personatges mi rivelano le loro possibilitats. Sí, i alguns personatges em donen nous personatges. I treballen els personatges, no jo. Alcuni personaggi mi offrono altri personaggi, quindi sono i personaggi che lavorano, non io. Io dic, vinga, va, sì. I això és molt, molt important perquè em dona sempre llibertat. Puc entrar per aquí, puc entrar per allà. I a poc vaig veient una possibilitat d'argument. E questo modo di lavorare per me è molto importante perché mi dà molta libertà, posso arrivare da una parte o dall'altra finché c'è un momento in cui comincio a vedere una struttura, un argomento. E non faccio schemas. Senza schemi. Faccio scrivendo. Scrivo. Sì. E questa è una cosa molto curiosa perché
perquè non faig d'esquemes. Hi ha escriptors que fan un gran món gràfic del que van fent i això els ajuda. Jo vaig escrivint. Questo in contrapposizione al lavoro di altri scrittori che fanno degli schemi anche molto grandi, molto precisi e scrivono in base a questi schemi. Io lavoro un po'. Vale, doncs bé. Un cop dit això, resulta que això ho estava explicant a Tolosa de Llenguadoc, amb els que m'estaven escoltant, estava una sala molt plena, i vaig dir això. I llavors es van aixecar 10 persones del darrer i van dir, no és veritat, miri. I va ensenyar això. Detto questo, io una volta stavo raccontando questa cosa a Toulouse, e si sono alzate le persone da dietro e hanno detto, non è vero, guardi qua. Doncs això jo no sé qui ho ha fet. Hi ha algú que ha tingut l'interès de fer això, que jo quan ho veig dic, però que bonic. No, jo no tinc la capacitat de fer això, però trobo que és extraordinari. E io non so questo chi l'ha fatto, ma io non sono capace di fare schemi del genere, ma trovo che sia straordinario. I mai no he sabut qui és el que ha fet aquesta feina. El que he fet és copiar-ho i mirar-ho de tant en tant. Perquè són els personatges de... Tots els personatges i les relacions que hi ha entre els personatges i els fets argumentals importants, també racionalitat i per tant pots agafar un personatge i anar-lo veient cap on va, cap on... Un schema con tutti i personaggi, gli argomenti principali e tutti i rapporti che hanno tra di loro. Io non so chi abbia fatto questo lavoro, ma lo trovo straordinario. Me lo sono copiato. Io ciò non so fare. Non lo so fare. Quindi è un processo, è un flusso, è un riscrivere, è un ritornare sempre su delle cose già scritte, su dei sentimenti già vissuti e rianalizzarli. È un scrivere e riscrivere. Dato che durano sette anni. Al treball és una escritura i reescritura, o sigui, sempre tornes moltes vegades sobre coses que ja has escrit, sobre els teus textos, mentre treballes. Ah, mentre treballo. Mentre treballo, vaig, clar, hi ha moments que em perdo, que trobo altres camins, que mato algun personatge... Em sap greu, però ho faig. I no tinc pressa, sobretot no tinc pressa. Ci sono momenti, sì, seguo gli argomenti, i personaggi, ci sono momenti in cui mi perdo, in cui trovo altri personaggi, in cui a volte li faccio scomparire, li ammazzo, mi dispiace, ma lo faccio. E soprattutto non ho fretta. Bene, perfetto, infatti si nota e si vede questa magia che viene poi creata. E un'altra cosa che vi accomuna, io credo che sto finendo il tempo, è aver tradotto, Stefania ha tradotto Rodoreda e Jaume, ho ascoltato quando gli è stato consegnato il premio d'onore delle lettere catalane nel 2010, il suo discorso, e dove ha citato appunto il prologo di Specchio Infranto di Mercè Rodoreda. Ero curiosa proprio perché dice il romanzo sono parole, un romanzo sono parole. E vorrei giusto una spiegazione se è legato anche al suo processo creativo. Bueno, vaig parlar de moltes coses, però recordo aquesta frase perquè quan ho vaig llegir, que això és d'un pròleg d'una novel·la de Mercè Rodoreda, un pròleg d'ella mateixa, i deia perquè ho anava resumint, deia, és que una novel·la són paraules. I em vaig enamorar d'aquesta idea. Perquè realment són paraules. Treballem paraules. I amb aquestes paraules, si tenim l'encert, surten mons. Però no hem d'oblidar
que partim de paraules. Mi sono innamorato di questa frase quando ho letto il prologo a Specchio Infranto, un prologo scritto dalla stessa scrittrice, di questa frase che dice un romanzo sono parole, perché in effetti è vero, sono parole, e se ci riusciamo con queste parole creiamo dei mondi, però non dobbiamo mai dimenticare che sono parole. Bellissimo. Io penso, chiedo alla regia anche se abbiamo altro tempo o no, non so. Non ricevo messaggi, perché io continuerei con la lettura di un piccolo pezzo, effettivamente, anche del famoso capitolo 24 di Io Confesso, perché so che è un po' da lì che è iniziato un processo di scrittura. Ecco, il capitolo 24 era all'inizio una storia a sé, diciamo. Vero, Stefania? Sì. Sì, parlando del capitolo 24 di Io Confesso, vi faccio spiegare che una vagata che tu vas cominciare a scrivere alguna cosa a partire da qui, o sea, che non sabías che sería, no? Non so se abbiamo, non so se abbiamo il tempo di leggere. Sì? Okay. Vogliamo leggere l'inizio, no? Potem llegir el començament del capítol 24? El capítol 24. En català i italià, no? Sí. Si tu pots llegir el català, Jaume? Ah, però, sí, però... El capítol 24 de Jo Confesso? No. No ho tinc. 24... E mentre Jaume temps con la terra, sì. Cerca, volevo dirvi che avete tempo per continuare, assolutamente per noi è un'occasione unica di avere, come dire, un ospite come lui, la sua traduttrice italiana, quindi assolutamente il palinsesto prevedeva una pausa della cena che però è fatta da un video e quindi avete tutto il tempo e anzi ci godiamo questa occasione di avervi dal vivo e potete rimanere con nostro grande piacere. Prego. Leggiamo quindi questi due pezzettini di questo capitolo 24 dove si vede la fusione di due personaggi, appunto. Vediamo. Sì, catalano? Siamo al català, al capítol 24 de Jo Confesso, no sé si l'has trobat, sí, el tens. Sí, sí. Allà, al, jo diria el primer tros, no? Fins a la data. Ho fas tu o com va? Tu, en català tu. Jo llegeixo l'italià. Fins on? El primer paràgraf, aquest fins a la data, no? Diria. Tot el 24, no? Ja m'ho diràs. Fins... Bueno, començo. Sí, jo diria justament aquest fins al 13... Bueno, és que ara com és... O tu m'atures? Sí. Va? D'acord. Fa molt de temps, quan la terra era plana i els viatgers temeraris en arribar a la fi del món topaven contra la boira freda o s'estimbaven cingle fosc avall, hi havia un sant baró que va decidir consagrar la seva vida a Déu Nostre Senyor. Es deia Nicolau Aymerich, era de nació catalana, i va arribar a ser un reputat professor de sagrada teologia de l'Orde dels Predicadors al convent de Girona. El seu zel religiós el portà a capitanejar amb mà ferma la Inquisició contra la malícia herètica per les terres de Catalunya i dels regnes de València. Nicolau Aymerich havia nascut a Baden-Baden el 25 de novembre de 1900. Havia estat promocionat al SS Obersturmbannführer amb certa celeritat i després d'una gloriosa primera etapa com a Oberlagerführer d'Auschwitz, el 1944 va tornar a dirigir-ne les regnes per donar solució al problema hongarès. En un ofici legal declarava reu d'herètica per evitar el llibre Philosophica Amoris del contumàs Ramon Llull, català natural del regne de Mallorques, i declarava ítem reus d'herètica per evitar
tots aquells qui a València, Alcoi, Barcelona o Saragossa, Alcanyís, Montpeller o a qualsevol altre indret llegeixen, divulguen, ensenyen, copien i pensen l'herètica doctrina pastífera de Ramon Llull, que no prové de Crist, ans del diable. I així ho rubrico avui a la ciutat de Girona, a 13 de juliol de 1367. Continuo. Sí, Procediu. Començo a tenir febre i no vull fer llit fins que... Podeu marxar tranquil, excel·lència. Fra Nicolau va aixugar-se la suor del front, mig de calor, mig de febre, mirar com Fra Miquel de Susqueda, el seu jove secretari, enllestia amb aquella lletra tan polida el document de condemna, sortia al carre abrusat per un sol d'infern i quasi sense temps de recuperar el bleix, se submergí en la foscor una mica menys escalfada de la capella de Sant Àgueda. Es prostrà de genolls al mig de l'estança i reté el cap, humilment, davant la presència divina del sagrari i va dir: «Oh, Senyor, dau-me forces, no permeteu que defalleixi per la meva humana feblesa, no permeteu que les calúmnies, les murmuracions, les enveges i les mentides facin forat en el meu coratge. Ara és el mateix rei qui gosa criticar la meva actuació a favor de la veritable i única fe, Senyor. Dau-me fortalesa perquè no deixi mai de servir-vos en la missió de vigilància estricta de la veritat». Després de dir un amén, quasi com un sospir de pensament, Fra Nicolau va romandre encara una estona agenollat per deixar que el sol tan estranyament abrusador baixés fins a acaronar la serralada de Ponent. Restà amb la ment en blanc, en actitud d'oració, en comunicació directa amb el Senyor de la veritat. Quan la llum que entrava pel finestral començà a minvar, Fra Nicolau abandonà la capella amb la mateixa energia amb què hi havia entrat. A fora respirà àvidament l'olor de farigola i d'herba seca que emanava de la terra encara escalfada pel dia més calorós de tots els que recordaven els avis. Tornà a aixugar-se la suor del front, que ja li cremava, i s'encaminà cap a l'edifici de pedra grisa del final del carreró. A l'entrada va haver d'aturar la seva impaciència perquè precisament aquella dona, sempre aquella dona, acompanyada pel Guerxo de Sal, que li feia de marit, carregava lentament un sac de naps amb més gros que ella per l'interior del palau. «Han de fer servir aquesta porta», va dir irritat Fra Miquel, que havia sortit a rebre. «L'entrada de l'hort està inundada, excel·lència». En veu seca, Fra Nicolau Aymeric preguntà si tot estava a punt. I sense deixar de caminar amb llargues gambades cap a la sala, va pensar: «Oh, Senyor, totes les meves energies estan posades a defensar la vostra veritat de dia i de nit. Dau-me forces, ja que al final de la llum sereu vos qui em jutjareu i no els homes». És molt bèstia, això. Wow. La justificació de la dels assassinats per raons religiosos. Tanto tempo fa, lo leggo in italiano. Tanto tempo fa, quando la terra era piatta e i viaggiatori temerari, arrivati alla fine del mondo, andavano a sbattere contro la nebbia fredda o precipitavano giù per il buio di rupo, c'era un sant'uomo che aveva deciso di consacrare la sua vita a Dio nostro Signore. Si chiamava Nicolau Aymeric. Era catalano e arrivò a essere uno stimato professore di sacra teologia dell'Ordine dei Predicatori nel convento di Girona. Il suo zelo religioso lo portò a guidare con mano salda l'Inquisizione contro la malvagità eretica per le terre di Catalogna e dei regni di Valencia. Nicolau Aymeric era nato a Baden-Baden il 25 novembre del 1900. Era stato promosso SS Obersturmbannführer con una certa celerità
e dopo una prima gloriosa tappa come Oberlagerführer di Auschwitz, nel 1944 aveva preso di nuovo in mano le redini del campo per dare soluzione al problema ungherese. In un rapporto legale dichiarava reo di eretica e pravità il libro Philosophica Moris del contumace Ramon Llull, catalano originario del Regno di Maiorca. Item dichiarava rei di eretica pravità tutti coloro che a Valencia, Alcoi, Barcellona o Saragozza, Alcagnis, Montpellier o in qualsiasi altro luogo leggono, divulgano, insegnano, copiano o pensano l'eretica pestifera dottrina di Ramon Llull, che non proviene da Cristo ma dal diavolo. Parafo in data odierna nella città di Girona, il 13 luglio 1367. Procedete, comincio ad avere la febbre e non voglio mettermi a letto finché... Potete andare via tranquillo, eccellenza. Frate Nicolao si asciugò il sudore della fronte, in parte di calore, in parte di febbre. Guardò frate Michel de Suscheda, il suo giovane segretario, che stilava con quella scrittura così ordinata il documento di condanna. Uscì sulla strada infuocata da un calore infernale e quasi senza aver avuto il tempo di riprendere fiato si immerse nell'oscurità un po' meno calda della cappella di Sant'Agata. Si prostrò in ginocchio in mezzo alla sala, chinò il capo umilmente davanti alla presenza divina del tabernacolo e disse: «Oh Signore, datemi la forza, non permettete che mi perda d'animo per la mia umana debolezza. Non permettete che le calunnie, i mormori, le invidie, le menzogne trovino spazio nel mio animo». Bene, bene, benissimo, grazie. E un'altra, un'ultimissimissima domanda, posso? Sì? Giusto, il concetto di partagiar, che è questo condividere, questa condivisione degli stessi sentimenti e della stessa sensibilità, del rispetto reciproco, come è stato detto all'inizio del premio ieri, appunto. Volevo appunto concludere con la vostra idea di partagiar, di partecatu in basco sarebbe obanatu, e se mi potete dire anche brevemente cos'è per voi. Partagiar. Partagiar, in occitano, partagiar. Compartire. Compartire in spagnolo, sì. L'idea da in euskera. In occità, come sarebbe? Partagiar. Partagiar. Partage. Va. In occitano. Doncs, diem compartir, oi? Quin és la teva idea del compartir? Com ho definiries? Compartir vol dir, penso, també depèn del context i del que s'hagi parlat abans o del que s'hagi de parlar, eh? Però així, a seques, doncs vol dir tenir en compte algú que no ets tu i que tingui alguna relació amb el que tu tens. I depèn, perquè ja, segons la situació que hi ha, pots donar una explicació o una altra. Però, en certa manera, és la idea de que no estàs sol, sinó que hi ha gent al teu voltant i, per tant, has de poder partagiar. Che diríeu vosaltres? È un modo di... ovviamente dipende molto dal contesto, però quando condividi stai con qualcuno, quindi è un modo anche di rapportarsi con gli altri. Ok. E Stefania, per te? Per me è un condividere, un dividere con qualcuno, in cui però la parola dividere, secondo me, aggiunge, insomma, qualcosa. È un arricchimento in genere condividere qualcuno, condividere qualcosa con qualcuno. Infatti, anche in basco a questa origine del dividere, banatu. E io dopo questa intervista posso dire di avere un nuovo significato di partagiar, perché secondo me proprio lo scrittore e il traduttore sono l'esempio in pieno e con i fatti di una condivisione incredibile, perché proprio il traduttore riesce a condividere e a esprimere tutto quello che c'è dietro le parole e la personalità dell'uno
e dell'altro, cioè si arriva a una certa comunione che secondo me partagiar è proprio quello che si crea tra uno scrittore e la sua traduttrice, come si è potuto vincere da questo incontro. Quindi vi ringrazio, ringrazio ancora il premio, la regia, per quest'anno dove è stata possibile fare anche questa edizione a distanza, anche se ci piacerebbe di più compartire in realtà e invitare Jaume e Stefania il prossimo anno a un bicchiere di vino, a compartire veramente come fanno gli occitani. Però devo soprattutto ringraziarvi perché ci avete dato tanto, tante storie, tante emozioni, tanta profondità dell'essere umano. E quindi grazie Jaume e grazie Stefania. Grazie premio Stana. Grazie a voi, al premio e a questa bellissima presentazione. Moltes Grazie. gràcies a vosaltres i a la, no sé com dir-ho, però l'amor que poseu en aquest plantejament que feu, sobre la societat, sobre la literatura, sobre les circumstàncies. No plegueu mai. Grazie a voi, all'amore che avete per la letteratura, i sentimenti, le circostanze. E grazie Grazie, grazie mille a voi, grazie a Jaume Cabré, grazie a Stefania Maria Ciminelli e grazie anche a Maria Teresa Torino. Siete stati degli interlocutori fantastici, io vi ho seguiti con molta attenzione e interesse e per me è molto, molto importante che ci sia questa comunicazione tra di voi e che sia compartita, come si direbbe, anche con chi ci segue da casa, con il nostro pubblico. Questo è anche un modo di parteggiare, no? Di condividere. Ci sono tanti argomenti che vengono eviscerati al premio Stana che diversamente non verrebbero toccati se non in ambiti istituzionali o per soli addetti ai lavori. Avere la possibilità di diffondere, come funzionano certi tipi di lavoro, come per esempio il rapporto fra uno scrittore e il suo traduttore, come si forma la scrittura di un romanzo, che cosa vuol dire anche culturalmente e socialmente scrivere in una lingua che non è una lingua nazionale, sono tutti argomenti di incredibile interesse che tendenzialmente nella cultura mainstream, come si dice adesso, di massa, non hanno assolutamente spazio. E uno degli obiettivi del premio è anche questo, al di là di, come dire, premiare e dare valore e riconoscimento a chi scrive e a chi traduce, e anche la diffusione di quello che succede e che in tanti ambiti non viene conosciuto perché non è capito, non è un argomento ritenuto di interesse. Io credo che a livello culturale questo sia di un grande interesse per fare in modo che non si vada sempre di più verso un appiattimento e verso il rendere tutto uguale, ma dare assolutamente valore alla differenza, perché compartir o partagiar hanno senso se si condivide qualcosa che è diverso, perché se tutti sanno le stesse cose, hanno la stessa lingua e mangiano gli stessi cibi e vedono le stesse cose, la condivisione decade. Invece l'obiettivo è che la condivisione venga fatta fra delle differenze che vengano appunto fatte conoscere agli altri e attraverso la conoscenza si amplia la cultura, come ben sappiamo. Questa è storia. Il premio Stana ha anche, come dire, questo obiettivo, no? Di fare in modo che vengano condivise delle cose che non si conoscono, ma che è una fortuna conoscere. Io tutte le volte che partecipo in misura diversa al premio, mi rendo conto di realtà incredibili che ci sono nel mondo e io sono una persona molto curiosa e mi appassiono di tutto quello che è nuovo e spero che anche chi ci sta seguendo dalle proprie case viva questa emozione, come lo è anche per me. Grazie mille, grazie ancora e buona serata. Grazie. Grazie. Ciao, ciao.
Bene, noi proseguiamo con la nostra serata. Intanto mi ricollego subito al discorso che è stato fatto dai nostri ultimi interlocutori e dal fatto che noi abbiamo parlato, no, di quel filo rosso che collega, come avete visto, tutti gli interventi del premio Stana, che è il partagiar, il condividere. Vi rilancio l'appello che abbiamo già fatto ieri di mandarci un vostro contributo. Audio, video, scritto, di quella che è la vostra idea di partagiar, di compartir, di condivisione. Potete farlo nella vostra lingua. Vi chiediamo magari una piccola traduzione per fare in modo che sia più facile e anche più veritiero quello che è il messaggio che volete trasmettere. Però sappiate che attraverso i nostri canali social, che sono YouTube, che sono Twitter, che sono Facebook, avete assolutamente la possibilità di far sentire la vostra voce in maniera reale, di registrarla e di mandarci un piccolo video, un piccolo contributo, perché sarebbe molto bello avere una raccolta di testimonianze che sono le vostre. Come ricordavo ieri, il premio Stana di solito si fa in presenza. Questi anni comprensibilmente non è stato possibile farlo, sia l'anno scorso che quest'anno, ma durante i momenti di pausa nel premio Stana le persone si incontrano e condividono idee, condividono parole, condividono canzoni e gli autori spesso incontrano il pubblico che arriva ad Ostana per partecipare al premio. Non essendo possibile in questo momento, noi vi diamo la possibilità in ogni caso di partecipare come se foste in presenza. Quindi potete mandarci un vostro contributo legato al tema del partagiar, ma anche mandarci delle domande, delle curiosità, delle richieste di approfondimento, perché il premio Stana è fatto di persone e le persone hanno come obiettivo sempre quello di crescere, di migliorare. Di conseguenza, qualsiasi vostra idea, suggerimento, domanda aiuta tutta l'organizzazione a fare crescere questo meraviglioso festival. Detto questo, io vi lascio a quella che è la pausa della cena, perché noi riprenderemo alle 21, quindi all'incirca tra una mezz'ora, e in questa pausa trasmetteremo alcuni dei contributi video che sono stati effettuati in questi anni durante le realizzazioni del premio. Come voi sapete, tutte le edizioni sono sul sito, sono online, si possono visionare, potete vedere che cosa è successo e chi è stato premiato negli anni passati. Noi per le pause del pranzo e della cena, come in questo caso, abbiamo realizzato una piccola selezione che vi può accompagnare prima dell'evento che vi aspetta alle 21. Quindi vi chiedo di rimanere con noi o di ricollegarvi all'incirca tra mezz'ora, quando avremo un contributo molto molto importante su una questione contemporanea che è di toccante attualità. Vi ringrazio e vi auguro una buona cena. A più tardi. Ciao.